Carissimi amici, buonasera e bentornati sul canale per i patetici digitali. In questo video cercheremo di approfondire uno dei temi fondamentali della filosofia di Francesco Bacone, pensatore di cui abbiamo già trattato in due dei video precedentemente pubblicati. L'uno dal titolo Il dubbio filosofico, l'altro Le novità della filosofia moderna. Vi lascio il link in descrizione. L'intera filosofia di Bacone è animata da un disegno di ordine pratico e di ispirazione religiosa: restaurare quel dominio sulla terra che Dio ha dato all'uomo al momento della creazione e che l'uomo ha perduto in seguito al peccato originale. Bacone, nel Novum Organum, sottolinea quindi che l'uomo ha perso l'innocenza ed è decaduto dal dominio del creato. Può riparare alla perdita dell'innocenza attraverso la religione e la fede, e può riparare alla perdita del dominio del creato attraverso le arti e le scienze. Bacone, in particolare, ritiene che scienza e arte, cioè la tecnica, sia lo strumento efficace per ristabilire il dominio sulla natura, inteso come missione affidata all'uomo da Dio stesso. Siamo quindi chiaramente lontani da quella concezione dell'arte tipica della filosofia greca, secondo cui l'arte era una semplice imitazione della natura. Bacone ritiene che lo scopo dell'uomo sia comandare alla natura, assoggettare la natura alle proprie richieste. Lo scopo quindi del sapere è pratico. L'uomo ha il compito di conoscere il funzionamento della natura, scoprire le cause dei suoi fenomeni in modo da poterli riprodurre e in modo da poterne ottenere gli effetti desiderati. Bacone quindi rifiuta e disprezza tutta la filosofia lui precedente, specialmente quella greca. L'atteggiamento teoretico, cioè contemplativo, per Bacone si addice solo a Dio e agli angeli. L'uomo non può essere un semplice spettatore della realtà, ma deve intervenire sulla realtà, trasformare la realtà al fine di migliorare le proprie condizioni di vita. Questa concezione, è chiaro, non è priva di risvolti di ordine economico e sociale. Bacone auspicava per l'Inghilterra un futuro in cui le ricchezze fossero distribuite nelle mani dei mercanti, dei borghesi, dei produttori, dei possidenti e dei fittavoli. In modo particolare guardava i Paesi Bassi, che in quel momento godevano di grande prosperità. Bacone vive infatti in quel periodo storico in cui è forte la rivalità tra Inghilterra e Olanda per l'egemonia sui commerci marittimi. E l'Olanda era proprio il primo paese europeo in cui, per influenza del calvinismo, era stata instaurata una società di tipo capitalistico. Bacone quindi assegna alla scienza un intento pratico che giunge sino alla produzione di nuove sostanze, leghe di metallo, ceramiche, vari tipi di vetro, specchi, pietre preziose finte, smalti, vernici, tessuti, farmaci, tutto ciò, insomma, che poteva essere utile nella vita quotidiana. In queste attività egli infatti vedeva una specie di nuova creazione, compiuta dall'uomo a imitazione della creazione divina, e quindi era un'impresa grandiosa di portata cosmica. La gran parte di questa impresa sarebbe stata attuata più di un secolo dopo la sua morte, con la cosiddetta rivoluzione industriale, ma poiché era stato proprio Bacone ad averla formulata, Bacone è stato definito filosofo dell'età industriale. Carissimi amici, spero che questo video possa esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un grande like. Vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al canale al fine di essere aggiornati sui prossimi contenuti e per poter sostenere questa iniziativa, anche se di modesta entità. Grazie e buona serata a tutti.